La bicicletta nell'arte o l'arte in bicicletta è questo, il titolo, il tema della mostra in Viale della Vittoria è curata dall'artista Giancarlo Bucci. Sì, io sto facendo una serie di biciclette. La bicicletta nell'arte è stata usatissima già da Leonardo da Vinci, ma ha disegnato biciclette Picasso, Duchamp, Dalì, De Chirico, tutti quanti hanno usato biciclette, ma col futurismo poi hanno usato la bicicletta come movimento. Io sto facendo un discorso contrario, la bicicletta nell'arte o l'arte in bicicletta? Io sto trasformando delle biciclette facendo degli omaggi a dei personaggi famosi. Questa qui che sta qui davanti è un omaggio a Ernest Hemingway, che era cacciatore, quindi col fucile, con tutta la vestita di pitone, con il carter dipinto leopardo. Quella l'ho fatta dedicata a Marilyn Monroe, che c'era l'anniversario il 5 agosto della morte, quindi il 5 agosto l'ho finita per omaggio a Marilyn Monroe, con una poesia di Pierpaolo Pasolini. Quell'altra lì è dedicata a Coco Chanel, l'ho finita ieri. Coco Chanel, quella è tutta rivestita in serpente rosso, pregiatissima. Perché lei usava una frase bellissima, che il lusso è la necessità che inizia quando termina la necessità. Fantastico. E quindi omaggiata a Coco Chanel proprio su quella frase sua, le frasi famose. A proposito di frasi, insomma, ce ne sono tante che Sì, sì. citano la bicicletta da Sì. parte Ah, dell'artista. molto interessante questa. C'è una cassettina che si sta asciugando perché sto finendo una bicicletta, omaggio a, come si chiama? Albert Einstein. La bicicletta è svizzera. Lui era tedesco, però neutralizzato svizzero e americano. Lui ha studiato a Berna, ha sposato una svizzera, ha lavorato a Berna, ha insegnato a Berna. Quindi gli sto facendo una bicicletta dedicata a lui, la bicicletta proprio svizzera, la bicicletta, ma con questa cassettina che va dietro. Con una frase bellissima, questo è Einstein in bicicletta, ma lui dice questa cosa fantastica: la vita è come andare in bicicletta, per mantenere l'equilibrio devi muoverti. L'ha detta Einstein, quindi la bicicletta sta avendo un ritorno incredibile. Io penso che fra qualche anno nei centri storici si potrà girare solo in bicicletta, che è ecologica. Fa bene alla salute, unisce, è fantastica, non consuma niente, quindi la bicicletta è un bellissimo oggetto da riprendere, custodire, curare e usare maggiormente.